Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi utilizzeremo del testo per creare una maschera di ritaglio su una foto. Quello che vogliamo fare, per esempio, prendere questa foto qua e notiamo che è 1024x768 pixel, quindi diciamo ha una larghezza superiore all'altezza, scrivere del testo e far entrare le parti di queste immagini solo all'interno del testo. Vediamo come si fa. Con GIMP creiamo immediatamente una nuova immagine e vedete che noi l'abbiamo messa a 1024x768, così il livello del testo di questa specie di maschera di ritaglio corrisponda con l'immagine. Questi sono piccoli trucchi, così si perde meno tempo e si fa ok. La prima cosa da fare, siccome noi dovremo fare delle selezioni, la cosa migliore per le selezioni è avere dei contrasti di colore bianco e nero. Noi prendiamo il colore nero e noi riempiamo tutto praticamente il nostro, tutta la nostra tela di colori di nero. Poi prendiamo lo strumento testo e scriviamo direttamente il testo, ovviamente in bianco perché noi abbiamo fatto un fondo nero, e scriviamo per esempio in maiuscolo chiara. Adesso questa scritta noi ne aumentiamo, lo selezioniamo e aumentiamo la dimensione fino a farle occupare tutto quanto, vediamo ad occhio. Possiamo aumentare anche la crenatura. La crenatura significa la distanza fra una lettera e un'altra, semplicemente per renderlo più esteticamente più carino. Facciamogli occupare quasi tutto e poi lo mettiamo spostando semplicemente, facciamo tasto destro e strumento testo, spostando semplicemente con le maniglie. Noi tentiamo di metterlo al centro in questa maniera, quindi mantenendo la selezione del testo. Possiamo anche tentare di ingrandirlo un altro po', riselezioniamolo, vediamo se ce la facciamo con questo mouse. Eccolo qua. Benissimo, per noi va bene. 200, poi facciamo, vedete che quando si inserisce del testo per questi programmi multilivello, il testo è una specie di livello aggiuntivo. Quando abbiamo finito con il testo, facciamo tasto destro sopra e fondo in basso. Abbiamo praticamente creato un livello in cui c'è Chiara scritto in bianco sul fondo nero. Questo perché ci faciliterà moltissimo le selezioni. Ora facciamo File, apri come livello e apriamo come livello l'immagine per non aprirla in un tab separato, ma semplicemente come livello. Vedete che lui ce lo mette sopra, noi lo prendiamo con il mouse, lo spostiamo e lo mettiamo sotto. A questo punto noi, selezionando questo livello, dobbiamo fare la selezione per ritagliare questo nome sulla foto sotto, sul livello sotto. Facciamo le prove. Allora facciamo seleziona con questo strumento qua, selezioniamo e vediamo che si formano queste righette. È giusta questa selezione? Ovviamente no, facciamo la prova, perché se noi facciamo, selezionando questo livello qua, facciamo modifica taglia, vedete che ci fa l'opposto. Noi non vogliamo tagliare il nome Chiara, noi vogliamo tagliare l'opposto, la foto. Quindi facciamo annulla, facciamo selezione niente. Quindi quello che bisogna fare è, scegliendo praticamente lo strumento di selezione farsi, selezioniamo. E poi facciamo seleziona inverti, perché noi vogliamo il nome. Ci sono ancora degli errori, faremo la prova perché vedete che non è selezionato l'interno di queste lettere, ma facciamo la prova, facciamo taglia e vediamo che ancora non è venuto bene perché non si sono selezionate l'interno della A e della R. Quindi facciamo annulla taglia. Quello che dobbiamo fare è eliminare dalla selezione, vedete, sottrarre dalla selezione l'interno della A, l'interno della R e l'interno della A, sempre selezionato il fondo in cui c'è, diciamo, la scritta che viene usata come maschera di ritaglio per ciò che si vede sotto. Adesso possiamo fare modifica taglia e vedete che ci siamo avvicinati, cioè quello che è nella foto sotto, vedete, entra esclusivamente all'interno della scritta. Quindi abbiamo fatto selezionare il nero, inverti e poi sottrai dalla selezione l'interno delle lettere. Ma siccome vedete che la selezione è ancora attiva, noi possiamo ancora continuare a utilizzarla. Per esempio, possiamo dirle di sfumarla, gli diamo una sfumata di 5 e poi possiamo dire sempre nel menu seleziona allarga e l'allarghiamo di 10 pixel. E possiamo fare, sempre selezionando la maschera, diciamo, di ritaglio del testo, possiamo fare un'altra volta taglia. Vedete che noi abbiamo ancora aumentato la dimensione della scritta. A questo punto noi, che abbiamo finito, possiamo fare tasto destro e possiamo fare fondo in basso ed ecco che stiamo finendo.
il nostro fotoritocco, ma siccome è ancora selezionato, se io faccio destro e controllo, vedete, siccome la scritta aggiungi canale alfa, cioè la trasparenza è in grigetto, vuol dire che il canale di trasparenza già c'è in questa immagine. Se io prendo la gomma, che cosa succede? Noi prendiamo la gomma, tentiamo di cancellare, non ci sta cancellando niente, forse perché non è selezionato, vediamo ancora, eh. Ecco, non ci sta cancellando niente perché noi abbiamo fatto un errore banale. Facciamo ancora modifica, annulla gomma. La selezione deve essere invertita un'altra volta perché noi vogliamo cancellare, vedete? E siccome noi abbiamo correttamente selezionato e poi abbiamo invertito, vedete che viene cancellato anche all'interno delle lettere. Noi stiamo creando una grafica con un nome scritto riempito con l'interno di una foto. Noi abbiamo ancora la selezione valida, la possiamo ancora utilizzare. Vediamo se viene. Facciamo modifica, seleziona, facciamo bordo, diamogli un bordo 5, facciamo uno zoom, prendiamo sempre il secchiello nero, facciamo uno zoom, prendiamoci dentro e ecco che stiamo facendo un bordo, cliccando la rotella ci spostiamo con la mano e stiamo facendo, aumentiamo semplicemente, siccome era già presente la selezione, CTRL Z che non ci ho preso bene, eccolo qua, e noi abbiamo fatto una piccola grafica con il nome Chiara con l'interno della foto. Facciamo selezione niente, prendiamo la selezione a rettangolo, la selezioniamo, facciamo modifica, taglia e poi facciamo incolla come nuova immagine, questa qua la chiudiamo e non salviamo ed ecco che abbiamo fatto la nostra grafica, cioè un nome con un ritaglio di una foto interna con dei bordi un pochino sfumati e con una trasparenza. A questo punto possiamo fare file, esporta come e laddove ci sono le trasparenze ci deve essere sempre il formato PNG per mantenere le trasparenze, scriviamo Chiara e lo mettiamo all'interno della scrivania. Quando lui vede il formato PNG ci fa questa domanda. Noi possiamo anche togliere tutte, lasciare salva valori colore come trasparenza, abbassiamo la compressione perché vogliamo il massimo della qualità, esporta, andiamo a vedere com'è finita, doppio clic ed ecco che abbiamo fatto questa grafica. Qui ci siamo sbagliati perché con il pennello non abbiamo cancellato correttamente questa semplice grafica con il testo utilizzato come maschera di ritaglio di una foto e praticamente con l'aggiunta di un bordo. Vedete, questa era la foto originale e questa è soltanto questa grafica con il viso, per esempio, del soggetto che è venuto all'interno dell'H e della I. Ci sono alcuni passaggi da fare per memorizzarli, bisogna rivedere, rivedere, rivedere questi video e poi alla fine viene bene. Grazie a tutti per aver visto questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.